finale per la mountain bike alla Betone con la seconda edizione del Six Hours Gravity di sabato 11 e domenica 12 settembre, una gara endurance molto speciale in cui vince l'atleta che percorre più dislivello nell'arco di 6 ore. La competizione, aperta a tutti, è stata davvero avvincente fin dalle prime battute e si è svolta sui due tracciati molto tecnici del Monte Gunto. Donne ha vinto Laura Consigliere del Velo Club Pegaso di Cuneo, che ha percorso ben 17 giri in un tempo di 6 ore e 14 minuti circa. Fra i maschi, Davide Sottocorno, la biker che si è posizionato quinto agli ultimi campionati italiani di downhill e che milita nel Team Ligure Argentina Bike, si è imposto in poco più di 6 ore, conquistando anche il record assoluto di 22 giri, uno in più rispetto alla prima edizione, su una distanza totale di 88 km. Era divertentissimo, mi sono divertito un sacco. Questa formula mi piace perché comunque questa è una giornata in bicicletta. Le ultime 2 ore un po' dure, però bene, tutto sotto controllo. È la prima volta, l'anno scorso non c'eri? No, è il primo anno che lo faccio. Sicuramente l'anno prossimo ci torneremo perché ci siamo divertiti tanto. Ormai questo è un appuntamento per la Betone di chiusura stagione e quindi verrete a onorarlo. Sì, sicuramente. Già a luglio siamo stati qua per l'italiano downhill. La pista, comunque le piste sono belle qua, divertenti, quindi ci torneremo sicuramente. L'appuntamento del Six Hours Gravity della Betone, dopo solo 2 edizioni, sta già diventando una classica nel circuito della mountain bike downhill, come dimostra la partecipazione di più di 80 atleti fra maschi e femmine. Grande la soddisfazione degli organizzatori per lo svolgimento della gara, ma anche per l'andamento complessivo della stagione estiva a Betonese per quel che riguarda la mountain bike. Siamo in crescita rispetto agli anni passati, abbiamo visto che sempre più appassionati apprezzano i nostri tracciati e anche a livello agonistico quest'anno abbiamo avuto il campionato italiano assoluto, abbiamo ricevuto dei lusinghieri complimenti da parte di tutti i concorrenti e dagli addetti ai lavori. Abbiamo avuto un grosso ritorno di pubblico, non soltanto per il campionato italiano, ma durante tutta la stagione. Speriamo di riuscire ad attivare tutta una serie di aiuti e di finanziamenti per puntare a fare una prova di Coppa del Mondo nel giro dei prossimi 2 anni.
uno stimolo in più per impostare una stagione invernale che si presenta ricca di progetti per il miglioramento del comprensorio sciistico e densa di appuntamenti sportivi, fra cui spicca senz'altro la Coppa Europa, un gradito ritorno per l'inverno 2011. Abbiamo fatto in primavera il sopralluogo con responsabili di Coppa Europa e dal prossimo anno, da questo inverno prossimo, la Coppa Europa sarà di nuovo sul nostro territorio. Si stanno facendo tutti quei piccoli accorgimenti che però sono importanti sugli impianti di innevamento, sulla manutenzione delle piste, che è molto importante, e di conseguenza aspettiamo la neve, speriamo che venga un bel inverno, più che altro delle belle nevicate, e la stazione a Betone è pronta.